Buongiorno a tutti, volevamo spiegare io e i miei assistenti Luciano che ha detto alle misurazioni elettriche e elettroniche e Antonello ai calcoli col computer qualche cosa relativamente ai tubi LED che vanno a sostituire i tubi neon. Accendiamo i tubi. Ecco, spegni pure. Dunque, qui vediamo che l'intensità luminosa delle due plafoniere è praticamente identica. Siamo circa 4000 lumen, dati da due tubi da 20 watt neon nella plafoniera mondo e due tubi Philips da 36 watt in questa plafoniera neon classico. Avete visto la differenza dell'accensione, questa accensione istantanea, mentre questa qui impiega un po' di tempo. Non è quello il grosso problema, comunque è da far rimarcare. Ora misuriamo con una pinza amperometrica il consumo delle due plafoniere. Cominciamo con quella da 36x2, 72 watt e abbiamo 0,53. Spegni pure. Allora 0,53, Antonello col suo computer ci dice che corrispondono a 116,60 watt. Quindi siamo a 116 watt. Adesso andiamo a misurare la plafoniera LED mondo e siamo a 0,18. Spegni pure. Antonello ha misurato velocissimamente, ormai è un computer umano. 39,60, che praticamente corrisponde ai watt nominali, sono due tubi da 20 watt. Ora andiamo a vedere perché, quindi la differenza non è data, qui siamo a 72 watt, 36x2 e qui siamo a 40. La differenza è molto maggiore, perché? Perché il tubo, e questo probabilmente molta gente non lo sa, il tubo neon classico ha un consumo piuttosto rilevante dato dalle apparecchiature elettroniche che servono per far funzionare il tubi neon. Ecco, qui si vede, abbiamo all'interno i due starter e poi vicino ai tubi abbiamo i due starter e poi all'interno della plafoniera abbiamo i due reattori e anche un piccolo condensatore di rifasamento. Il reattore, i due reattori consumano praticamente come un tubo. Qui il cablaggio, vedete la complicazione del cablaggio. Questo viceversa è il cablaggio della plafoniera mondo, un cablaggio molto classico. La plafoniera vi verrà spedita con i tubi già inseriti. Il collegamento elettrico della plafoniera che vi viene già consegnata completa dei tubi LED è semplicissimo. C'è la morsettiera, qui ci sono le due linee del 220 da inserire con un innesto a scatto, quindi non serve neanche il cacciavite. I tubi LED, a parte quando sono già montati nella plafoniera, quindi non hanno problemi di trasporto, comunque noi tutti i tubi li spediamo, i tubi LED dentro un imballo, questo è il 150. Allora, ricapitolando, tutta la gamma LED che trovate illustrata nella brochure praticamente comprende due tubi LED da 60 e da 90 singoli, cioè forniti anche uno per volta. Poi abbiamo i due tubi LED da 120 e da 150 che sono in versione kit, sia da 10 pezzi che da 4 pezzi. E poi abbiamo tre plafoniere con i tubi montati, una da 60 con un tubo, una da 120, quella che abbiamo visto con due tubi, e una da 150 con due tubi. Potete riempire, potete eliminare tutti i LED, i neon che avete nel vostro magazzino e nei magazzini di tutti i vostri amici conoscenti. Basta che compriate le plafoniere mondo. Dico bene, ragazzi? Benissimo. Bene, grazie, buon lavoro.